Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi avventura culinaria qua sull'isola. Ci troviamo in mezzo tra i Cod de Lovinos e San Juan de la Rambla, a nord dell'isola. Oggi andiamo a provare il Bodegon Siete Isla, che è un guacinche qua rinomato di Tenerife. Adesso entriamo, abbiamo parcheggiato e andiamo a vedere il menù. Ci sediamo al tavolo. Hai fame? Sì. Eh? Sì. Ciao. Poveri. Come ti chiami? Guardate che forte. Noi mangiamo in queste capannine, quella dell'isola della Palma. Bello, fatto tutto così con di tutte le isole. Qua c'è il menù. I piatti sono sempre i tipici dei guacinche: carne alla brasa, carne alla griglia, appunto le crocchette, il pimento patron, che sono i peperoni arrostiti, il queso, il formaggio alla piastra, i soliti, diciamo, dei vari bodegon o guacinche che siano. Che cosa vuol dire la parola guacinche? La parola guacinche risale ai tempi del XVII secolo e c'entra con l'Inghilterra. In inglese significa ti sto guardando. Praticamente i proprietari dei vinicoli qua alle Canarie vendevano il proprio vino ai bordi della strada ai turisti inglesi che erano di passaggio qui, sperando che il vino fosse di loro gradimento per poi esportarlo in Inghilterra. Ovviamente per accompagnare il vino le mogli di questi produttori offrivano anche delle piccole porzioni di cibo, appunto da qua nascono le varie porzioni come le tapas e i vari cibi tipici locali dell'isola. Lo scopo principale dei guacinche è appunto comunque la vendita del vino, infatti si possono trovare aperti pochi mesi all'anno finché non finiscono il loro vino locale e rimangono chiusi i battenti fino alla prossima vendemmia del prossimo anno. Si trovano principalmente nel nord dell'isola, infatti come Tacoronte, Los Realejos, la Orotava, el Sausal. La cosa tipica proprio del guacinche è proprio la cosa di mangiare come fossi in casa di dove ti trovi, che può essere una cantina, appunto una bottega come può essere qua, o proprio un vero e proprio garage o addirittura in mezzo ai platani. In alcuni casi non c'è addirittura neanche il menù, ma c'è una lavagnetta scritta col gesso. Cin cin. Cin cin. Adesso è arrivato il primo piatto, abbiamo preso due porzioni, cioè una porzione sola, ma due pezzettini di queso asado col mojo rojo e il mojo verde che mangerà Jessica. Se sotto è una base di miele. Cricchiala in bocca. Sembra polistirolo. No, però questo è buono. Approvato. Continuiamo con crocchette di tonno. E che salsa è quella lì, aglioli? Non so. Adesso la proviamo. Maionese. Anche quella di pollo. Adesso proviamo quella di tonno. Ne ho mangiate di migliori, ma non è male. Proseguiamo con champignones, cioè i funghi ripieni di almogrotte. Salsa mogrotte. Che sarebbe? La crema di formaggio della Gomera. E che profumo? Si è ostinata la lingua. A niente. Buoni? Buoni. Prima volta, no? Mm-mm. Questa è una novità, sì, non l'abbiamo mai presa neanche noi. Jessica fa la salutare, ha preso una bella zuppa di ceci. Salutare. Chissà quanta roba c'è lì dentro. Dimenticavo il vino della casa, qua già finito, vino tinto, vino rosso. Quando è buono, va subito. Approvato. Sono buoni, ho già assaggiati. Bruciano, ma... Della nonna. Sì, della nonna. Ora chiamiamo la cameriera col campanello. E poi concludiamo in bellezza, un bel piattone. Questo piatto si chiama cacciopo, non lo conoscevo neanch'io, l'ho scoperto adesso. Praticamente sarebbe come un cordon bleu, però di carne, non di pollo, giusto? Oh, prosciutto. Prosciutto e poi contorno patatine fritte che non mancano mai e insalatina. Direi che poi è sufficiente. Dolce. Dolcino magari, sì, cappa. Madonna, è un dinosauro questa affare qui. Formaggio e jamon, prosciutto. Miau! Dignelo.
Ancora? Basta! Basta! Si sente molto il prosciutto. È troppo però. Però è buono. Sì, sì. E nell'insalata c'è l'ananas, giusto per saperlo. È veramente grosso, penso che a metà me lo farò portare a casa perché non riuscirò a finirlo. Todo me sale mejor. Un saluto qui, Bodegosi de Isla, aquí estamos para servirle. È una specie di panna cotta con arandano, cioè mirtillo, per cambiare un po'. Io volevo il polvito, ma lei non me l'ha fatto prendere, va a dividere questo. Qua portiamo a casa il dinosauro. Buono. Poi prendiamo il polvito. Secondo te quanto spendiamo più o meno? Allora, c'è la lista lì, secondo me. Calcolo. Andiamo a una trentina di euro. 35. Poi oltre alle capanne c'è anche l'esterno qui con i tavolini in pietra e l'interno che avete visto prima. Quanto abbiamo speso? 46. 46, mi ha sbagliato. Però abbiamo mangiato bene, dai. Ora ci dirigiamo alla macchina, guardate che bella vista, tra l'altro. Siamo abbastanza in alto, eh. Ah, comunque abbiamo mangiato bene, no? Piaciuto? Sì. Bene. Buono. Da tornare, peccato che è un po' distante, da noi è un'oretta di macchina. Bene amici, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Io spero che questa giornata appunto dedicata al cibo, alla cucina di qua, vi sia piaciuta. Vi invito a commentare magari con il vostro parere, a condividere il video e iscrivervi al canale. E niente, un saluto e ci vediamo alla prossima. Hasta luego!